La vaccinazione è uno dei primi esempi di medicina sociale e preventiva e dobbiamo risalire alla Milano illuministica del fine 700, primi 800, quando Luigi Sacco importò praticamente la vaccinazione jenneriana di Edward Jenner dall'Inghilterra per la lotta al vaiolo che era una malattia che dava un 30% di mortalità. E quindi qui nacquero i propri vaccini. Vaccino, la parola deriva dalla parola vacca, perché veniva tolto del pus dalle pustole delle vacche e veniva iniettato nelle persone. Luigi Sacco fece il primo esperimento di praticamente vaccinazione di massa e nel giro di 10 anni vaccinò circa 1,5 milioni di persone, compreso se stesso, dimostrando in effetti poi che si otteneva la immunità rispetto a questa malattia. Che la vaccinazione sia un successo per la medicina lo dimostra il fatto che nel 1980 l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato debellato completamente il virus del vaiolo dalla natura e quindi anche la malattia legata a questo. Le strategie vaccinali sono varie, si sono evolute nei secoli, in questi 200 anni. Essenzialmente esistono due tipi di vaccino tradizionale: quelli che utilizzano batteri o virus inattivati o comunque non patogeni, oppure dei derivati, soprattutto proteici, proteine, che derivano proprio da questi batteri. Queste proteine dei vaccini possono essere o isolate, purificate da questi microrganismi, oppure vengono anche prodotti artificialmente attraverso tecniche di sintesi. Questi componenti proteici attivano il nostro sistema immunitario una volta che vengono somministrati e questi sono quelli più tradizionali. Le moderne tecnologie di biotecnologia permettono di costruire dei vaccini a base di acidi nucleici, DNA o RNA. E questi vaccini sono quelli che attualmente vengono utilizzati per l'immunizzazione, per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, cioè per la patologia Covid. Questi vaccini hanno un vantaggio, nel senso che possono essere costruiti in grandissime quantità e evitano quindi la necessità di purificazione delle stesse proteine. Sono molto puliti e specifici. Una delle domande che dobbiamo porci è la sicurezza di questi vaccini. E perché sono stati costruiti così velocemente? Perché in pochi mesi effettivamente l'industria è riuscita, le big pharma come le grandi aziende sono riuscite a produrne questa quantità. I motivi sono abbastanza semplici, e cioè prima di tutto sono stati dati molti investimenti da parte dei governi, delle stesse aziende per la ricerca e per la produzione di questi vaccini. E questo a seguito di una pandemia che chiaramente è stata ed è ancora devastante per tutta l'umanità, quindi sono stati dietro questi investimenti. La seconda cosa, perché le autorità regolatorie, tutta la parte diciamo burocratica, è stata decisamente alleggerita. Questo non significa che non siano stati testati questi vaccini, però certamente c'è stato un impulso a mettere in atto una vaccinazione senza perdere del tempo attraverso tutto quello che sono attività di tipo semplicemente burocratico-regolatorio. Perché fare la vaccinazione? La vaccinazione è un atto di essenzialmente di responsabilità sociale verso il prossimo, nel senso che noi non ci vacciniamo per vaccinare solo noi stessi come individui, noi ci vacciniamo per proteggere anche i nostri familiari, i nostri amici, i nostri colleghi. Quindi questo è un atto che in qualche modo è dovuto, e vale il concetto, tra l'altro, che nessun uomo è un'isola.